Per quanto riguarda i temi che l'Ufficio del Consiglio d'Europa ha presentato a Ravello 2013, Ravello Lab 2013, c'è la Convenzione di Faro che è stata definita un documento estremamente moderno. Che cosa ci può dire al riguardo? Beh, direi che oggi appunto presentiamo a Ravello la Convenzione di Faro, che è una convenzione del Consiglio d'Europa firmata nella città portoghese di Faro nel 2005. È uno strumento che è stato recentemente firmato anche dal governo italiano in fase di ratifica, che è particolarmente moderno e adatto ai tempi di oggi, perché tratta molto il tema della partecipazione dei cittadini alla fruizione e alle politiche culturali. È una quindi convenzione di per sé piuttosto rivoluzionaria, perché rovescia totalmente il rapporto col patrimonio culturale, cioè non è più il patrimonio inteso in senso statico che va conservato, preservato, valorizzato, ma sono i cittadini che diventano attori di questa fruizione del patrimonio e della sua conservazione, e questo ovviamente costringe a degli sforzi anche interpretativi, nel senso che poi occorre dotarsi di modelli di gestione del patrimonio totalmente nuovi, totalmente diversi rispetto a quelli attualmente esistenti.